Buongiorno amici, buongiorno, è Norberto Nicolai che vi parla. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, come vi pare. E una partita sofferta, la Lazio ha avuto qualche occasione e un'occasione l'ha avuta pure l'Empoli. Il risultato è giusto, anche qui poteva essere un po' più ampio se le nostre cosiddette punte avessero lavorato di più. Ma sentiamo subito il nostro ospite, Maurizio Andreozzi, vai! Sì. Con il vantaggio, però ha avuto il tempo di scaricarsi, di valorizzarsi. Sì. Se fosse avvenuto, passava qua dentro, lei poi scaricava, era la cosa del più molto difficile. Certo, esatto, e bravo. Questo è il grosso vantaggio che Immobile riuscì a pareggiare subito. Lui non ha pareggiato, poi la mattina è venuto da sola, che mette la vita a spezzare il gioco al nostro vantaggio, ma no. Eh sì, no, diciamo. Non puoi far fare quel gioco a Immobile, non te ne vai a trovare. Eh sì, sono d'accordo. Immobile sta a 100% già a 100 avanti. Esatto, esatto. Allina al massimo, ovviamente vuoi l'area avversaria, ma poi trova la centrocampo. Oh, che lo fanno? Ecco, mi è sembrato, non so se sei d'accordo, a prescindere come abbia giocato, che però l'ingresso di Gergovic abbia permesso più libertà al nostro Immobile, perché infatti è anche Keita. Ma non lo so. Tu dici che l'unico fatto è che è Keita che ha smosso la partita, obbligando Immobile a giocare più avanti. Sì, sì, sì. Che sono dice, i grossi che devono fare l'unici, devono fare Felipe Anderson, devono fare perché andavano. Esatto, esatto, esatto. E allora quindi noi si giochi così, la giochi con due reali e poi non c'è nessuno e perdono l'offensivo finale. Sì, ma ecco, ma Mobile ha fatto due tiri fuori aria, che ai tempi di Zema erano chiamati tiri della respirazione, cioè non c'è che poteva la palla. Sì, 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 sì. Oh, secondo te, ecco, secondo te, Maurizio, io seguito a dire giocare con due ali, come hai detto tu, con Immobile che svaria, ma è lui che si muove per voglia di fare o Inzaghi gli dice? Allora l'errore non funziona, non obbliga a sapere. L'errore che vuole lui, si smarca da genere. E allora devi chiedere alle due ali di entrare dentro al titolare avversario. Certo, non di fare i grossi, di provare il tre. Ma i grossi ma non dice, quando non c'è dentro al titolare, lui dà spazio agli altri, credo. Sì, 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 sì. Ma io sono sempre dell'opinione come te che hai detto all'inizio del collegamento, che la punta... O 4-4-2 o 3-5-2. Esatto, con due, hai detto bene. Sì, Keita Anderson. Sì. Sì. Sono d'accordo con te, l'abbiamo sempre detto, ce lo diciamo all'intervallo delle partite allo stadio. Sì. Con l'Ulic che ne so. E stragoscia. I tre ali invece di attaccati in maniera e uno lasciava gli avversari, ma gli obblighi così facendo avevamo anche due volte dietro. Certo. Senti. Una squadra che il Wayne semplicemente lo trovi in aria propria, non vengono sempre in avversaria. Sì. Uno è il centrocampista, uno è uno stop, un medio terzino. Certo. Come poi l'abbiamo vinto. Bene. Adesso abbiamo l'Udinese, che se lo vuoi fuori casa, non è questa cosa squadra, quindi è accettabile. Sì. È andato in squalifica a Biglia, era una
questo, se non trovo altre mezzo di fila, per altre partite di un serio importante. Ecco, esatto. Con tutto il rispetto per l'Udinese, no, per carità. Non mi rispetto l'Udinese, però a un certo punto è meglio vendere di biglia una mattina casalinga contro l'Udinese, piuttosto che prendere biglia una mattina fuori casa contro sì, una sì. Più colata. No? Oh, ti ricordi quando giochiamo con l'Udinese, che è domenica? Domenica non è messa. Bella sera però, mi sembra. Aspetta un attimo. Ecco. Informaci, informaci. Aspetta un attimo, andiamo a vedere il televideo. Ecco, adesso a me sembra le 20:45, non vorrei. Aspetta un attimo. Sì. Non ci voleva la vittoria dell'Atalanta, vero? Eh sì. Hai trovato? Allora, la domenica alle 3. Ah, questa domenica qui alle 3, meno male, vai. Siamo tranquilli, che io preferisco le partite di giorno, che si vede meglio la partita che la notte. Ecco. E poi non ci prendi. Milan. Ah. Napoli Atalanta. Ecco, a questo comincia un po'. Fiorentina Torino. Certo, se Napoli battesse l'Atalanta saremmo più tranquilli noi, vero? Tu pensa a battere l'Udinese, poi. Certo. L'Atalanta pareggio perde meglio ancora. Sì, sì, sì. Batte la Roma pareggio meglio per la Roma e per noi. Sì. Perché io gioco contro l'Inter, non controllo ancora niente. Certo. Se trovo questa partita con Milan, sono contento. Cioè, qualcuno comincia a prendere la strada. Sì, perché speriamo. Tu devi cercare la tua partita. Poi dopo vediamo i risultati degli altri. Sì. Oh, che ne dici dei tifosi che hanno seguito la squadra? Erano tanti? Sono bravi. Sono bravissimi, bravi di voi. Solo che sono quei tifosi che secondo noi vanno fuori casa o non vengono in casa. Hai ragione, bisognerebbe, che te devo dire, qui speriamo, dai, non poniamo limite alla provvidenza, perché già intanto la curva è ritornata, col Milan è stata favolosa, hanno incitato dal primo all'ultimo minuto, perché vedono anche l'impegno dei calciatori, giusto? Sì. E infatti va bene. Allora, okay. Caro Maurizio, scusa, ecco, noi ci sentiamo lunedì a mente fredda e rifacciamo i nostri commenti sulla partita. Un abbraccio, ciao. Allora, cari amici, chiudiamo qui questo post Empoli Lazio con l'amico Maurizio Andreozzi. E naturalmente, forza Lazio! Ciao a tutti.